Leggiamo due grandi poeti dialettali, grandissimi poeti dialettali dell'Ottocento. Porta e Belli. L'occasione è che Bondioli è un grande, perfetto lettore del Porta e quindi è una cosa abbastanza preziosa, è come avere uno strumento o un'orchestra che sia in grado di esprimere dei grandi testi di musica. E quindi questa è una scoperta bellissima. Io ho sempre avuto l'hobby della lettura ad alta voce, l'ho sempre amata e questo sono rimasto veramente felicemente sconcertato dalla bravura e dalla passione di Bondioli. E allora, in teoria dovrebbe essere questo una gara. Ma io non sono tanto in forma, non sono bravo come lui a leggere, almeno in questo periodo è stato sempre peggio, naturalmente per me, per quello che mi riguarda. La cosa poi non è così assolutamente casuale, tanto due si incontrano, perché il rapporto Porta-Belli è molto preciso, è molto preciso. Il Belli conobbe le poesie del Porta, il lavoro, l'opera del Porta nel 27, quando andò a Milano, sposato con la moglie che stava benino, si cominciò a fare i grandi viaggi, andare a Milano era quasi come andare a New York, adesso anzi era molto più complicato, ci volevano tanti passaporti, eccetera. E insomma, questi viaggi di istruzione che lui ha fatto tra i 30 e i 40 anni. A Milano era poi uscito da poco, l'anno prima, nel 26, e adesso il Porta mi pare morto nel 25, quindi. Era uscita da poco la raccolta stampata a Lugano con su scritto Italia, dire Italia dopo la restaurazione, l'hanno fatto parecchio negli anni 30 anche, e così. Beh, stampate a Lugano, in Svizzera era uscita la raccolta di tutte le poesie del Porta. Il Belli le conobbe. Non solo gli piacquero moltissimo, ma si esercitò solo di quelle. Praticamente abbiamo testi del Belli che sono praticamente una traduzione, una trascrizione in dialetto romanesco di quelli del Porta. Ma soprattutto, secondo me, la cosa che più diede la spinta fondamentale alla costruzione dei 2279 sonetti del Belli fu il fatto che lui si rese conto che a Milano il Porta era stimato, non era considerato un eccentrico che scriveva in dialetto, era considerato un letterato importante per la cultura del suo paese, della sua società. E questo, lui che aveva, dico il Belli, aveva questo grande prurito della scrittura dialettale, ma che si era frenato perché non stava bene, infatti aveva scritto un mucchio di versi, tantissimi, uno più orrendo dell'altro,
in italiano. Invece poi dopo ha anche qualche poesia carina, qualche sonetto in italiano, per esempio il Marchesino Eufemio, il Cavaliere Enciclopedico, ma insomma la sua vera passione era il esprimersi nel linguaggio del popolo romanesco. Questo qui sembrava a Roma poco adatto, o il latino, nella Roma papalina le persone per bene scrivono in latino, ancora ai primi dell'Ottocento, i saggi, così, oppure appunto in toscano, insomma, non stava bene il dialetto. E lui scoprire nel suo viaggio a Milano, nelle poesie del Porta, che erano invece considerato dalla società milanese un fatto nazionale, un fatto che coinvolgeva tutti, rimase completamente e diede la stura via al suo lavoro. Quindi l'influsso del Porta sul Belli fu dalla parte proprio anche materiale, nel senso che lui si esercitò anche su due temi, ma lui era tanto che scriveva anche in dialetto, in maniera però non convinta. E poi dall'altra invece, poi dopo ognuno prende, lui prende la sua strada che è più lirico-drammatica, quella del Belli, mentre invece quella del Porta è più narrativa, è più... Primo leggerò un sonetto che fu l'unico, uno dei 4 o 5 sonetti in dialetto, in romanesco, anzi siamo in romanesco, e non senza dialetto, e scritti dal Belli, conosciuti in tutta Europa all'insaputa del Belli, perché per esempio i due più noti sono uno che quello contro il Papa Gregorio XVI, Papa Gregorio che è il grande nemico o amico del Belli, il grande interlocutore, e che fu trascritto a mano da Massini Massini, che il Belli odiava Massini, e chissà come si è comportato quando andò a chiedergli l'esenzione di Ciro nel 48, al tempo della Repubblica Romana, no? Quello è una cosa che bisognerebbe farci un testo, un dramma. E l'altro fu divulgato dai francesi nel 34, dunque il Belli ebbe due grandi diffusori in Europa, fuori dall'Italia, due grandi sostenitori. Uno era niente che di meno Gogol. Era Gogol che stava, era ospite della principessa Volkonskaya che stava a Palazzo Poli, proprio quello al quale hanno addossato la Fontana di Trevi, e lì Belli aveva, fra la Fontana di Trevi, io quando stavo a Milano dicevo, i miei amici milanesi, se andargli a dire per fare una fontana bisogna prima fare un grande palazzo, poi buttare uno sciupio enorme, impazzisco. Nella concretezza loro, del resto molto importante. Questa è una digressione. Ecco, cosa stavo dicendo? No, devi venire due esempi contro sul Papa Gregorio. Allora questo qui, dunque, allora questo qui è dedicato al... ci fu un fatto reale. Il Gregorio negoziò un trattato con i Rothschild per un prestito allo Stato della Chiesa,
E allora vediamo come lo ecco qua. Il titolo è la sala del Monsignor Tesoriere. La sala era l'anticamera piena di postulanti e di domestici. Quindi voci in quella sala. Hai sentito che ha detto oggi il padrone? Che hanno inteso, che avendo inteso, e quando avrei roncilli, Carmonte ci ballavano lì grilli, ha dato al Papa in prestito 1 milione. Il grande ebreo Roncilli, avendo detto al monte di pietà, ci ballavano lì i grilli. Così ognuno avrà la subvenzione e non si sentiranno più gli strilli, che a sto paese tutto del busilli sta in nervive e allo scrocco e fa orazione.